Guai a coloro che tradiscono la fiducia dei bambini, il loro fiducioso abbandono alla nostra promessa di amore, che facciamo quando vengono al mondo. Con queste forti parole, Papa Francesco, nella catechesi dell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro, ha chiesto il rispetto delle promesse fatte ai bambini, promesse decisive per le loro attese nei confronti della vita, per la loro fiducia nei confronti degli esseri umani, per la loro capacità di concepire il nome di Dio come una benedizione. Accoglienza e cura, vicinanza e attenzione, fiducia e speranza sono altre tante promesse di base che si possono riassumere in una sola: amore. Noi promettiamo amore, cioè l'amore che si esprime nell'accoglienza, nella cura, nella vicinanza, nell'attenzione, nella fiducia, la speranza. Ma la grande promessa è amore. Questo è il modo più giusto di accogliere un essere umano che viene al mondo. E tutti noi lo impariamo ancora prima di esserne coscienti. I bambini, ha proseguito il Papa, si aspettano di avere conferma di questa promessa di amore, e quando accade il contrario, i bambini vengono feriti da uno scandalo insopportabile, tanto più grave in quanto non hanno i mezzi per decifrarlo. Per questo non deve mai mancare loro il dono dell'amore di un papà e di una mamma, che porta la scintilla di quello di Dio. Solo se guardiamo i bambini con gli occhi di Gesù, ha concluso Papa Francesco, possiamo veramente capire in che senso, difendendo la famiglia, proteggiamo l'umanità.